Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano questa sera c'è la prima campanella negli istituti scolastici del comune di Teramo e come da prassi il primo cittadino Maurizio Brucchi ha effettuato un giro presso gli istituti. Vediamo com'è andata. Primo giorno di scuola oggi, dopo una settimana, finalmente anche nel Teramano le scuole si sono riaperte. La situazione qual è? Tutti i bambini molto contenti di essere entrati a scuola una settimana più tardi e quindi diciamo un primo dato positivo. Ma la scuola, la situazione è quella degli anni passati, insomma questa è una visita come dire istituzionalizzata. Insieme all'assessore Luca Antonio abbiamo fatto il giro di tutte le scuole, almeno una per ogni plesso. Insomma ritengo un inizio di anno scolastico positivo. Anche se quest'anno è stato segnato dal terremoto, le mamme l'altro giorno hanno fatto anche un sit-in di protesta sotto il comune, qual è la situazione con loro? Credo che le mamme non sono contro di me, c'è un percorso che le mamme vogliono fare insieme, quelle mamme che sono venute a trovarmi, ma io ritengo di interpretare il pensiero di tutti i genitori, perché poi ci sono delle mamme che lo hanno detto, tante mamme che magari sono rimaste a casa e che non hanno, questo è un discorso da fare insieme. Le verifiche che in una settimana non si sono potute fare nelle scuole che sono state più colpite dal sisma, quando si faranno? Domani mattina, domani o dopodomani mi incontrerò nuovamente con gli ordini, definiremo gli aspetti procedurali e poi inizieremo con le verifiche. Ci vorrà qualche mese, alcune magari saranno pronte in qualche settimana, alcune ci vorrà qualche mese, perché la verifica è direttamente proporzionale come tempo alle dimensioni della scuola stessa. Il Comune di Teramo ha aderito alle linee di indirizzo regionale per la ristorazione scolastica, prodotti bio e menù contro gli errori alimentari per l'anno scolastico 2016-2017. Il Comune di Teramo sulla refezione scolastica ha risposto alle linee guida della Regione, nello specifico l'assessore Paolucci, che aveva presentato appunto una nuova idea e nuove linee sulla buona alimentazione con prodotti anche biologici. Cosa cambierà in sostanza? Allora, l'ASL ha provveduto, recependo le linee guida della Regione Abruzzo, ha provveduto a preparare dei nuovi menù, quindi preparati da pediatri, per le nostre scuole, quindi parliamo dei nidi, delle scuole dell'infanzia e delle nostre scuole elementari a tempo pieno. Ci saranno delle variazioni, quindi già prima il livello era molto alto, però si tende sempre di più a migliorare andando a incentivare l'utilizzo di prodotti biologici, di prodotti a chilometro zero, quindi che hanno chiaramente un chilometraggio basso, prodotti del nostro territorio, piuttosto che favorire magari un maggior consumo di legumi piuttosto che di carne. Quindi l'obiettivo chiaramente anche dell'amministrazione è quello di educare, di far capire ai bambini che l'educazione alimentare e il corretto stile di vita parte sin da piccoli da dentro le scuole. Quindi questo è il nostro obiettivo, su questo ci aiuteranno chiaramente anche il personale che collabora, che sta nelle scuole e che è fondamentale e prezioso per questa cosa. E sicuramente sarà un bel vantaggio sia per i bambini ma anche per le famiglie, perché anche successivamente stiamo anche programmando degli incontri da fare con i genitori, ci stiamo un attimino lavorando per veicolare questo messaggio sempre di più della sana alimentazione e della lotta all'obesità. Sono 24 gli indagati tra Marsica e Marocco nell'inchiesta condotta dalla squadra mobile dell'Aquila tra l'aprile del 2013 e il giugno del 2015, che ha permesso di individuare un vasto giro di immigrazione clandestina. Il meccanismo con il quale venivano fatti entrare in Italia gli extracomunitari prevedeva l'inoltro di strumentali richieste di nulla osta, ne sono state accertate 123, che consentivano la frequentazione di corsi in Marocco finanziati da fondi europei che davano ai beneficiari titolo di prelazione all'ingresso in Italia. I beneficiari venivano inseriti in appositi corsi da tenersi in Marocco, organizzati dagli appartenenti all'associazione Mondo a Colori, facente capo al principale indagato della vicenda. L'associazione aveva presentato un progetto chiamato Integra, ottenendo un finanziamento complessivo di 200.000 euro. La formazione qualificata certificata non c'è stata, anche perché sono state sporte centinaia di denunce dai frequentatori dei corsi. Le indagini hanno messo in risalto come l'individuazione e la
selezione dei nominativi dei cittadini marocchini da avviare alla frequenza dei corsi di formazione sia avvenuta attraverso il reclutamento di intermediari loro connazionali, i quali hanno venduto i nulla osta richiesti da imprenditori agricoli compiacenti a somme che variavano tra i 6.000 e gli 11.000 euro. L'attività investigativa della polizia ha evidenziato il coinvolgimento di numerosi imprenditori agricoli della Marsica, mettendo in luce anche violazioni finalizzate all'ottenimento dei fondi pubblici europei. E ora ci occupiamo del caso delle tangenti all'Agenzia delle Entrate. Giovanni Imparato, capo del settore legale dell'Agenzia, fu accusato di corruzione dopo essere stato filmato dalla Guardia di Finanza a ricevere una bustarella da 15.000 euro nel maggio scorso. I legali dell'uomo ora presentano richiesta di revoca dei domiciliari e definiscono malinteso il contenuto delle intercettazioni. La Guardia di Finanza filmò lo scambio di una bustarella a seguito di un'intercettazione avvenuta il 21 marzo 2016. Protagonisti erano il numero 2 dell'Ufficio delle Entrate di Pescara, Giovanni Imparato, e il commercialista della società Cross SRL, Paolo Lavalle. Parola chiave, cartella piccola da 15. Nei confronti della società, infatti, pendeva un contenzioso tributario di 38.000 euro. L'accusa fu quella di corruzione da parte prima della Procura dell'Aquila e poi anche da parte di quella di Roma. A scrivere ora sono i legali di Imparato, che presentano ricorso alla Corte di Cassazione per ottenere la revoca della misura cautelare nei confronti del proprio cliente. Nelle motivazioni si legge che cartella piccola da 15 non era in riferimento al prezzo di una tangente, ma ad un malinteso. Imparato si riferiva invece alla parcella dei nuovi consulenti napoletani cui la società si era rivolta per il grado di appello. Secondo i legali, infatti, la dimostrazione che quella cifra non fosse diretta a indurre Imparato a compiere atti al di fuori dei doveri d'ufficio è il riscontro della mancanza di un nesso tra quella somma e la sospensione delle procedure esecutive avviate da Equitalia, che avvenne 17 giorni dopo quell'intercettazione. Quelle dell'accusa dunque sarebbero mere illazioni, secondo i legali, e in alcuni casi anche contraddittorie. Tentativo di rapina e sfruttamento della prostituzione, i reati di cui deve rispondere un quarantenne pescarese fermato dai carabinieri del nord della compagnia del capoluogo adriatico, coordinati dal maggiore Claudio Scarponi, durante un'operazione che si è conclusa alle 2 di questa mattina. Per l'uomo che pretendeva dalla sua compagna i soldi dell'attività di prostituzione, oggi c'è stata la convalida del fermo tramutato in arresto e il divieto di avvicinamento alla vittima emesso dal giudice. Giunti nella zona della segnalazione in via Ferrari, i militari avevano visto un uomo discutere animatamente con una donna, prima presa a schiaffi e poi scaraventata a terra. La donna era stata medicata sul posto dopo aver rifiutato il trasporto in ospedale, l'uomo invece fermato. Sulla governance dell'ACA e in vista della scadenza del 26 settembre per la presentazione delle candidature per il CDA, il centrodestra a Pescara ribadisce la contrarietà al ritorno del partito dell'acqua. Antonelli, sono giorni importanti questi per il futuro dell'ACA. Il 26 settembre scadrà il termine per il bando per quanto concerne la nuova governance del consorzio acquedottistico. Dopo la prima seduta andata a vuoto, cosa ci si può attendere, cosa ci si può aspettare? Ma innanzitutto io mi auguro che ci sia il ripristino della legalità, che la si smetta per esempio di ipotizzare un nuovo consiglio di amministrazione composto da tre persone per occupare più poltrone, per spendere più soldi pubblici. Noi siamo per la figura dell'amministratore unico, un tecnico bravo, capace, competente, che non distrugga e non rovini il lavoro svolto in modo molto positivo dall'avvocato di Baldassarre nei 3 anni precedenti, quando ha salvato la società dal fallimento, come ormai è noto a tutti. Per quanto riguarda i sindaci che fanno riferimento al centrodestra, la posizione era e resta questa. Qualcuno ha gridato all'inciucio tra una parte del centrodestra e una parte del centrosinistra. Ma io credo che invece si tratti esclusivamente di ragionare sulle cose. Innanzitutto parliamo di sindaci che prima che essere
come dire, esponenti di partito, sono sindaci, primi cittadini dei rispettivi comuni e devono salvaguardare il bene primario che è quello dei loro comuni e delle comunità amministrate. E quindi è del tutto normale, il centrodestra con i propri sindaci non ha la maggioranza dentro l'assemblea di ACA. Già l'avvocato di Baldassarre nel 2013 fu eletto anche da sindaci del PD, ma secondo me questo è un fatto positivo, non è un inciucio. Il problema è che oggi il PD invece lì sì fa un inciucio con una parte del centrodestra, con il nuovo centrodestra, con coloro i quali fanno riferimento alla sottosegretario Chiavaroli. Quello sì è un vero inciucio che andrebbe spiegato alla città di Pescara e a tutti i comuni interessati, cioè per quale ragione D'Alfonso e la Chiavaroli si mettono d'accordo per occupare più poltrone, spendere più denaro e rimettere l'ACA nelle condizioni in cui versava fino al 2013. Questa è la vera risposta che loro dovrebbero dare, il governatore della regione Abruzzo e il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli. Uno stanziamento di circa 400.000 euro da parte della Regione a beneficio dei comuni di Ortona, Miglianico, Tollo, Canosa, Sannita, Crecchio e Giuliano Teatino, dove sono stati eseguiti interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità rurale e urbana fortemente danneggiata dal nubifragio dello scorso 6 agosto. Lo hanno chiesto questo pomeriggio i sindaci dei 6 comuni interessati in un incontro con il governatore Luciano D'Alfonso. Gli stessi sindaci hanno poi manifestato al presidente D'Alfonso l'intenzione di presentare alla regione un progetto pilota che prevede la ripulitura dei fiumi Arielli e Foro e dei torrenti Venna e Dendalo attraverso tecniche innovative, un intervento che prevede la destinazione di risorse pari a circa 1 milione di euro. Il colosso della telefonia Vodafone avvia un'azione legale contro il comune di Pescara. Al centro del contendere due diffide di rilascio delle aree nei confronti delle antenne posizionate presso lo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara e nella zona dei Gesuiti. Antenne della discordia, precisamente una posizionata nelle prossimità dello stadio Adriatico di Pescara e l'altra in zona Colli, nei pressi dei Gesuiti. La questione ruota attorno a due diffide del comune risalenti ai mesi di maggio e giugno scorsi, che richiedevano il rilascio delle aree. La compagnia telefonica in questione è il colosso Vodafone, che si è immediatamente rivolta al TAR, ritenendosi lesa e denunciando la violazione dei principi di non discriminazione e di concorrenza nel settore telecomunicazioni. Nel dettaglio la Vodafone contesta anche le tariffe versate al comune per la tassa di occupazione del suolo pubblico, richiedendo la restituzione di una parte dei 230.000 euro versati. Secondo la compagnia infatti tali tariffe sarebbero sballate e al di fuori dei canoni di legge previsti dal decreto legislativo 446 del 1997 che fissa i tetti massimi. La questione ora proseguirà per vie legali. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, dopo aver convocato una seduta di giunta, ha affidato incarico legale per la difesa dell'ente. E restiamo a Pescara. Dopo l'inizio ritardato della seduta odierna del Consiglio Comunale, i consiglieri del Movimento 5 Stelle chiedono la modifica del regolamento che fino ad oggi prevede comunque un inizio che può slittare fino a 60 minuti. Ancora una volta questa mattina il Consiglio Comunale a Pescara è iniziato in ritardo, il Movimento 5 Stelle non ci sta più, siete pronti a modificare il regolamento che prevede comunque un inizio ritardato dei lavori? Assolutamente sì, con un ritardo di 55 minuti l'aula, la parte della maggioranza era vuota, i banchi vuoti, si sono presentati con 55 minuti di ritardo e di fronte alle nostre contestazioni sono arrivate anche risposte del tipo stai zitta o non siete voi che ci dovete dire quando dobbiamo entrare in Consiglio Comunale. Siccome per 55 minuti l'opposizione li ha aspettati, come li hanno aspettati i dipendenti, così come li ha aspettati la società che provvede e garantisce lo streaming, è assolutamente inaccettabile che degli amministratori locali pagati con soldi pubblici arrivino con 55 minuti di ritardo. Il regolamento lo prevede, c'è un'ora di tolleranza e noi presenteremo a brevissimo una modifica del regolamento che riduce da 60 minuti a 5 minuti il tempo di tolleranza per poter fare l'appello in Consiglio Comunale. Sarà progettata, allestita e gestita dagli alpini di Paganica l'area per l'accoglienza in caso di emergenza che verrà realizzata nella popolosa frazione aquilana.
Un'area di accoglienza, evacuazione e ammassamento attrezzata per le emergenze, ma anche per attività ludico-ricreative e per la sosta dei camper, verrà allestita su via degli Alpini a Paganica, frazione tra le più popolose del comune dell'Aquila. L'amministrazione separata dei beni di uso civico di Paganica e San Gregorio e l'Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzo Gruppo Alpini Mario Rossi di Paganica hanno sottoscritto infatti, giorni fa, una convenzione con la quale l'amministrazione separata concede la gestione dei terreni di uso civico circa 2 ettari all'Associazione di Alpini iscritta nell'elenco territoriale di protezione civile. Considerati lo scopo sociale e la necessità di dotare il territorio di Paganica e i paesi limitrofi di un'area di prima accoglienza, l'amministrazione separata, presieduta da Fernando Galletti, concede l'uso dei terreni a titolo gratuito al gruppo Alpini Mario Rossi, rappresentato dal capogruppo pro tempore Raffaele Vivio, per un periodo di durata pari al mutamento di destinazione concesso dalla Regione Abruzzo con apposita determinazione. La fase di progettazione è a cura degli Alpini, che allestiranno l'area con strutture provvisorie, che serviranno ad ospitare la sede operativa, sala riunione assemblea, sala radio, infermeria, posto medico avanzato di primo soccorso, centrale elettrica, garage, officina, magazzino, cucina, cella frigorifera e cambusa. Saranno sempre gli Alpini a provvedere alla gestione e all'ordinaria manutenzione del terreno e delle strutture realizzate. La fase di esecuzione dei lavori sarà invece curata dal Comune dell'Aquila. E torniamo a Teramo. Nel giorno della riapertura delle scuole si sono registrati diversi rallentamenti nelle zone dove sono state apportate modifiche alla circolazione. Situazione difficile su Via Po. Questa mattina l'intervento della lista civica Teramo Cambia. Sulla riorganizzazione qui a Teramo della viabilità su via Po, incrocio via Flaiani e via Pannella interviene anche la lista civica Teramo Cambia. Dice che cos'è che non è andato anche in questo primo giorno di riapertura delle scuole. Sì, io vorrei che qualcuno venga qui la mattina a vedere in che condizioni sono costrette ad attraversare, ma non parlo soltanto delle centinaia di ragazzi che attraversano la strada, che bene o male sono giovani, stanno attenti a destra e a sinistra, ma deve vedere le persone di una certa età. Persone col bastone che attraversano magari per andare all'ufficio postale a ritirare la pensione che, persone che vanno in banca, che vanno nei supermercati, mamme col carrozzino, è una vergogna, è uno scandalo, non si può attraversare, ma auto che passano 80-90 km all'ora, guardate che roba, non si riesce ad attraversare, non c'è nessuno che fermi questo traffico. Allora noi stiamo proponendo la possibilità di modificare l'impianto esistente, perché è una spesa irrisoria, e farlo soltanto per il passaggio pedonale, cioè il semaforo sarà sempre verde per il traffico su gomma, però con la richiesta di passaggio, in modo che ci siano quei 10 secondi di tranquillità che permettono a tante persone di attraversare la strada. Apriamo ora la pagina dello sport, come sempre ampia il lunedì sera, e lo facciamo con la Serie A, con il Pescara che dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio è già al lavoro per preparare la gara infrasettimanale di mercoledì sera all'Adriatico Cornacchia contro il Torino. La partita sarà diretta da Luca Banti della sezione di Livorno. Ebbene, c'era attesa per le decisioni del giudice sportivo circa la presenza o meno di Ugo Campagnaro, ebbene nessuna squalifica per il forte difensore argentino, che dunque ci sarà mercoledì sera. Pescara che sta continuando a lavorare sul manto erboso dello stadio Mastrangelo di Montesilvano, così farà per tutta la settimana il servizio. Ugo Campagnaro sarà a disposizione di Massimo Oddo per la gara di dopodomani all'Adriatico Cornacchia tra Pescara e Torino. Il comunicato ufficiale pubblicato nel pomeriggio nulla dice del contatto tra il difensore argentino e il capitano della Lazio, Radu, del sesto della ripresa della gara di sabato scorso. Il giudice sportivo ha soltanto notificato la seconda ammonizione stagionale del Toro di Moron, oltre ad aver combinato 2 giornate di squalifica al centrocampista del Genoa Veloso, che dunque salterà il match col Pescara previsto per domenica prossima a Marassi. Sventata l'emergenza difesa, tenuto conto dell'indisponibilità di Coda, delle condizioni non perfette di Zuparic e Fornasier e soprattutto del lungo stop che attende Norbert Gjomber, impietosa la diagnosi emessa ieri per il difensore slovacco, infortunatosi dopo una manciata di secondi dall'inizio della ripresa contro la Lazio. Frattura composta del perone della gamba destra, quella che sembrava una botta, una semplice contusione, si è rivelato qualcosa di più serio. Gjomber, saltando su un lungo lancio, ha preso una ginocchiata, assolutamente involontaria,
area del laziale Milinkovic Savic all'altezza del polpaccio e non ha potuto proseguire la partita. Ora lo slovacco dovrà stare fermo per almeno un mese e poi, solo nel caso di un decorso positivo, potrà riprendere gli allenamenti tornando a disposizione di Oddo a novembre, appena prima o appena dopo la sosta per le nazionali. Nei prossimi giorni sarà valutata l'opportunità di attingere dal mercato degli svincolati, qualche problema anche per gli altri reparti in vista del match col Toro. L'attaccante Bajbek ha recuperato dall'influenza, ma nella seduta odierna si è fermato anzitempo per un risentimento alla coscia sinistra. Manai, Zuparic e Brugman hanno svolto lavoro differenziato per affaticamento muscolare e per tutti sono previsti esami strumentali. Per la difesa non è da escludere l'inserimento di Crescenzi con lo spostamento al centro di Biraghi. Per il centrocampo in ascesa le quotazioni di Aquilani, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti all'Olimpico. La partita col Toro è uno snodo di rilievo. Il Delfino non fa punti sul campo da 3 partite e quindi per il morale, oltre che per la classifica, sarebbe importante fare il risultato, magari trovando la prima vittoria sul campo. La squadra di Mihajlovic ha fatto un bel mercato ma non ha brillato in questo inizio di torneo e ha problemi di infortuni nel reparto avanzato. Belotti, Maxi Lopez e gli Aic potrebbero saltare anche il match dell'Adriatico e Mihajlovic rischia di affidarsi ancora al ventenne argentino scuola River Plate Lucas Boyer, titolare nello 0-0 con l'Empoli. A Pescara mancherà anche il terzino Cristian Molinaro, che sempre ieri ha rimediato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per lui stagione compromessa. E del prossimo impegno a Pescara ha parlato anche il vice allenatore del Torino, Attilio Lombardo, lo ha fatto nella conferenza post partita di Torino-Empoli, visto che per questa circostanza l'allenatore Mihajlovic era squalificato. Noi abbiamo già il nostro obiettivo, la nostra testa rivolta a Pescara, a una squadra che vista anche ieri gioca bene, gioca un buon calcio, pur perdendo 3-0 a Roma con la Lazio ha dimostrato comunque di poterci stare in questo campionato, soprattutto se gioca sempre in velocità. È logico che non avendo l'esperienza, giocando fuori gara soprattutto contro la Lazio, magari gli è costato un po' cara, però non è difficile quella con la Roma, non è difficile quella con la Fiorentina, ma sarà difficilissima quella col Pescara, logicamente, perché comunque giocheremo in uno stadio sicuramente pieno, in uno stadio in cui il Pescara vorrà fare il bottino pieno, ma noi con quello che avremo in questo momento andremo là per cercare di vincere questa partita. Belotti credo che domani farà ancora un po' di differenziato e ci auguriamo che poi si sta allenando, oggi si è allenato anche, quindi ci auguriamo che possa seguirci a Pescara. Credo che Belotti, tra virgolette, potrebbe essere del gruppo, io parlo del gruppo per mercoledì. E ora scendiamo in Lega Pro con il Teramo che dopo il punto di Sant'Arcangelo, la prestazione positiva anche se con beffa finale, è tornato nel pomeriggio al lavoro. Domani e dopodomani due giornate con doppia seduta e così proseguirà il programma settimanale in vista del match di sabato sera alle 20:30 al Bonolis contro il Fano. Il Diavolo cerca la prima vittoria in campionato, da valutare le condizioni di Karkalis, che ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro nella gara di Sant'Arcangelo, da valutare anche le condizioni di Altobelli e di Paolo Antonio. Nel pomeriggio ha anche parlato il difensore Filippo Capitagno, che è andato vicino al gol contro la sua ex squadra sabato scorso. Appena entrato così, avere una palla gol così limpida, però cioè, purtroppo Nardi è riuscito a prenderla. Molto, dai. Eravamo 0-0, ci potevamo andare in vantaggio noi, purtroppo invece siamo stati pari ancora. Però dopo, dai, dopo 5 minuti abbiamo fatto gol, quindi la cosa è stata, cioè, lieve, dai. Purtroppo dopo, negli ultimi minuti abbiamo preso gol, è stata una delusione incredibile. Però dai, adesso già da sabato sera bisogna iniziare a vincere per forza. E a 3 ho fatto un anno solo. 4 anni fa a Pontedera abbiamo vinto il campionato e ho fatto tutto l'anno a 3. Invece a 4, cioè l'anno scorso, ho giocato sempre a 4. Cambia poco, dai. Però da terzino sinistro ci hai giocato mai? No, no, mai. Soltanto settimana scorsa così. Però cioè, il ruolo alla fine conta poco. L'importante è il massimo impegno e basta. Cioè il ruolo conta poco alla fine. Adesso iniziamo bene, da oggi a prepararla. E sabato sera cioè, bisogna essere tosti, cioè, perché iniziano a esserci punti
buoni in palio, quindi cioè, bisogna essere cioè, subito pronti per forza. Una sconfitta nostra è stata perché andiamo noi in campo. I mister ci possono consigliare, però cioè, alla fine siamo noi che scendiamo al sabato. E niente, dai. Adesso ci è arrivato il mister nuovo, abbiamo iniziato bene e da sabato sera bisogna iniziare a vincere. No, perché non ce l'abbiamo fatta. No, ottima. Come tanti di noi ha tanta fame e questo è quello che conta tanto. E scendiamo ora in Serie D, restiamo a Teramo e rivediamo i riflessi filmati della partita di cartello del girone F, quella tra San Nicolò e Matelica, partita che ha visto la vittoria della compagine marchigiana per 2-1, Matelica che dunque resta in testa alla classifica a punteggio pieno. Prima sconfitta stagionale per il San Nicolò, che cede il passo 2-1 al Matelica nel big match della terza giornata di campionato e con una rimonta che non riesce ai padroni di casa. Epifani cambia ancora l'11 iniziale, ricalcando quello dell'esordio in campionato contro la Fermana, ma inserisce dal primo minuto Stivaletta. Dall'altra parte Clementi deve rinunciare allo squalificato Dorazio e cambia formazione rispetto alla gara contro la Jesina per adeguarsi alla regola degli under. Pronti via e San Nicolò ci prova subito con Testi, anticipato però sul più bello. Chi passa subito alle vie di fatto è il Matelica. Da calcio di punizione molto distante dalla porta, Esposito vede il movimento di Pera. Qualcosa non funziona come dovrebbe nella difesa del San Nicolò e l'attaccante ex Poggibonsi può siglare la quinta rete stagionale. La risposta dei biancazzurri arriva subito. Bisegna serve in mezzo per Napolano, ma Marco Antognini ci mette una pezza decisiva. Poco dopo ci prova proprio Bisegna, servito da Chiacchierelli, senza fortuna. In mezzo c'è Esposito che prova a fare tutto da solo, ma il suo tiro finisce alto sulla traversa. Il San Nicolò trova qualche problema di troppo a centrocampo, spesso e volentieri non riesce ad uscire e l'unica occasione prima di tornare negli spogliatoi sarà quella che capita tra i piedi di Napolano. Il giocatore biancazzurra, tu per tu con l'estremo ospite, si fa parare la conclusione, ma il direttore di gara ravvisa in ogni caso una posizione di fuorigioco. Il San Nicolò parte bene nella ripresa, ma manca qualcosa negli ultimi metri per trovare la via del gol. Via che invece riesce a trovare Esposito da un molto contestato calcio di punizione. La traiettoria disegnata dall'ex Pescara ipnotizza Ricchiuti e si infila sotto il 7 per il raddoppio del Matelica. Moretti prova a suonare la carica subito dopo in rovesciata, ma il pallone finisce alto. Ci pensa Traini, entrato al posto dei Chiacchiarelli, a spingere all'errore Cacioli e ridurre così il gap, riportando in gara i padroni di casa. Poco dopo è ancora Moretti, servito da Napolano, a sfiorare il gol. Il tempo però passa e le speranze per il San Nicolò si riducono. Ci prova Napolano nel recupero da calcio di punizione, ma la traiettoria è troppo centrale. Le proteste si fanno veementi poco dopo, quando Moretti viene atterrato in area. Per il direttore di gara però si prosegue. E si chiude così, con un veleno tutto nella coda e la terza vittoria stagionale per il Matelica. E prima sconfitta in campionato anche per la matricola Pineto, che è stata superata ieri in casa dall'Olimpia Agnonese per 2-1. Matura per il Pineto di Aldo Ammazzalorzo la prima sconfitta della stagione, che coincide con la prima vittoria in campionato per l'Olimpia Agnonese di Alessandro Del Grosso, una vecchia conoscenza del calcio d'Abruzzo. Ammazzalorzo dovendo fronteggiare le assenze di Rachini, Assogna, Marfia, Logoluso e quella in extremis di Cacciatore, accentra Emilia a centrocampio con Esposito nel suo 4-4-2, inserisce sulle fasce Maloco a destra e Cercellutti a sinistra e avanza Proietti a seconda punta in appoggio ad Antenucci. Del Grosso risponde con un 4-1-3-2 con Capitan Di Lollo, mediano alla Pirlo e i tre centrocampisti Gentile, Pejic e Ricamato a sostegno del duo d'attacco Gragnoli di Federico. Partono bene i molisani al terzo, un colpo di testa di Gragnoli termina di poco al lato, occasionissima al decimo quando Mazzocchetti si guadagna la pagnotta sventando con in piedi la conclusione ravvicinata di Walter Guerra. Il Pineto risponde al 18esimo, Proietti dalla bandierina pennella un buon traversone sul secondo palo per l'inserimento di Esposito che, marcato, spedisce di pochissimo al lato. 2 minuti più tardi però, al secondo tentativo, il Pineto passa. Proietti, anche oggi autore di una buona prestazione, mette in mezzo un buon pallone per la testa di Stacchiotti, che lasciato libero di incornare, incrocia sul secondo palo, firmando il terzo gol in campionato in altrettante partite. L'Agnonese prova a reagire al 32esimo, appoggio indietro di Gentile per Di Federico, che spedisce fuori di un soffio. Ultima occasione del primo tempo per Antenucci, che fa tutto bene, ma poi da posizione defilata c'entra l'incrocio dei pali. Durante l'intervento
all'intervallo sul Mariani Pavone di Pineto si abbatte un violentissimo nubifragio con fortissima grandinata che costringe il direttore di gara, l'arbitro Ilaria Bianchini della sezione di Terni, ad aspettare 40 minuti prima di poter riprendere il gioco su un terreno ai limiti della praticabilità. In pochi minuti infatti il Mariani Pavone si trasforma in una vera e propria piscina e alcuni giocatori locali si adoperano con spazzoloni per togliere l'acqua in eccesso sul terreno. Dopo un sopralluogo con i due capitani, la Bianchini decide di far riprendere le ostilità, ma il maltempo annebbia un po' i locali che non riescono ad approcciare la ripresa nel modo giusto e favorisce la maggiore fisicità dell'Agnonese che al 12esimo costringe Mazzocchetti agli straordinari. È il preludio al pareggio che arriva un minuto più tardi con Gragnoli che, ben appostato sul secondo palo, supera l'estremo locale per l'1-1. Il Pineto, squadra con un alto tasso tecnico, soffre oltremodo le condizioni del terreno di gioco e le numerose assenze a centrocampo pesano come un macigno e al 25esimo l'Agnonese ribalta il risultato. Ricamato raccoglie l'assist di Gentile e con una pregevole girata supera Mazzocchetti. Il Pineto prova a reagire ma non riesce a rendersi pericoloso, anzi è Pejic al 41esimo a spedire di poco oltre il 7. Matura così la prima vittoria in campionato dei molisani che tornano a casa a bottino pieno salendo a quota 5 punti in classifica. Resta a quota 4 invece il Pineto che domenica prossima dovrà andare a Cesena per la sfida contro il Romagna Centro con la speranza di recuperare qualche pedina importante soprattutto a centrocampo. E sempre per la Serie D, ma passiamo al girone G, c'è una squadra abruzzese a punteggio pieno in testa alla classifica ed è l'Avezzano. La squadra di Pino Tortora non ha ancora incassato gol e ieri si è imposta di misura sul Foligno per 1-0. Non c'è due senza tre, mai adagio fu più indovinato per l'Avezzano che piazza il classico tris di vittoria superando di misura anche il Città di Foligno e mantenendosi a punteggio pieno con 9 punti dopo 3 giornate di campionato e con la porta di Lewandowski ancora inviolata. Il successo dei biancoverdi è stato meritato anche se dopo un primo tempo dominato nella ripresa i ragazzi del presidente Paris hanno corso qualche rischio prima della rete vittoria di Lopinto. Al De Marsi si affrontano biancoverdi a punteggio pieno e umbri ancora a quota 0, una testa a coda seppur dopo 180 minuti di campionato, tutto da seguire. Pochi però ancora una volta i tifosi biancoverdi sugli spalti. Prima del via un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa del presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. In campo l'avvio di gara sotto una leggera pioggia vede subito al secondo la super occasione per i padroni di casa che con Persia colpiscono il palo pieno e vanno vicinissimi al gol dell'1-0. La squadra di Tortora spinge al 17esimo e Lopinto di testa in acrobazia a mettere di poco al lato. Più Avezzano che Foligno con i marsicani pericolosi anche al 29esimo con Aquino che dai 25 metri costringe alla respinta con i pugni il portiere umbro che si deve ripetere al 37esimo e sempre con i pugni per respingere una punizione di Sassarini non proprio irresistibile. Il finale di tempo vede ancora l'Avezzano attaccare a testa bassa senza però riuscire a creare altri grattacapi alla retroguardia ospite. Nella ripresa al De Marsi si riprende con l'Avezzano in avanti anche se all'11esimo c'è un'occasionissima per il Foligno che va a colpire una traversa clamorosa con Urbanelli a porta spalancata. Lo scampato pericolo non scuote però per qualche attimo i locali che al 14esimo rischiano prima con un salvataggio su Mercai e poco dopo si salvano con la parata a terra di Lewandowski su conclusione insidiosa di Pilleri. I ragazzi di Pino Tortora sembrano meno brillanti ma come spesso accade nel calcio arriva il vantaggio griffato da Lopinto che al 25esimo con un tiro di controbalzo beffa Piccheri facendo esplodere il Dei Marsi. Gli ospiti non ci stanno e rispondono pochi istanti dopo con una conclusione di poco fuori misura di Catanese. L'ultimo quarto d'ora come da copione vede gli assalti ospiti anche se al 36esimo è Persi a chiamare alla parata a terra Piccheri. Gli ospiti ci provano ancora ma al 41esimo Pilleri chiama ad un difficile salvataggio in angolo Lewandowski. Sugli sviluppi del corner il Città di Foligno trova anche il pareggio ma l'arbitro Ricci di Firenze annulla per fuorigioco su segnalazione del suo assistente. Poi 6 minuti di recupero prima dell'apoteosi per il terzo successo su 3 dei biancoverdi che possono così continuare a guardare tutti dall'alto. È tutto anche per questa terza edizione del TG6 che torna domani con la prima edizione, quella delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.